Siamo a Roma, precisamente nel quartiere Colle Salario, nei palazzi ex SAE. Siamo qui perché siamo stati sollecitati e chiamati da alcuni cittadini che vivono in questo stabile, vivono sotto ben quattro stazioni radio di antenne di operatori telefonici noti, insomma, sul mercato, e ci hanno sollecitato perché, come potete vedere, ci troviamo in un luogo che è densamente popolato e abitato, nella quale in prossimità ci sono anche delle scuole, e abbiamo, diciamo, dalla preoccupazione dei cittadini che vivono sotto, come potete ben vedere, queste antenne che fanno anche impressione viste da vicino, siamo intervenuti perché in Regione Lazio con una serie di accessi agli atti per verificare tutte le autorizzazioni, le documentazioni e tutto ciò che concerne l'iter autorizzativo per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'installazione di queste antenne. A livello comunale recentemente è stato approvato un regolamento, come ci spiegherà Marcello, e verificheremo se il regolamento sarà, diciamo, se tutte le documentazioni è compatibile con la nuova normativa appena approvata. Ma c'è di più, dovete sapere che esiste un osservatorio a livello municipale, esatto. Ci lo racconti? C'è un osservatorio a livello municipale che è stato istituito di recente, diciamo voluto fortemente dalla maggioranza del terzo municipio, ma a quanto pare dalle segnalazioni dei cittadini cosa sta facendo per questa situazione? Pare niente, ma pare che non sta facendo niente proprio in assoluto per il territorio su questo tema. Sì, anche in Consiglio Comunale, oltre alle varie interrogazioni che abbiamo presentato sui piani di zona Colle Salario, su cui siamo sempre in attesa che l'assessore Gaudo, che dicono essere tanto bravo, ci risponda, presenteremo immediatamente un'interrogazione per verificare se queste strutture sono compatibili con il regolamento antenne di cui la sinistra si è fatta grande vanto, che però a questo punto dovremmo anche iniziare ad applicare, soprattutto in considerazione del fatto che questa è una zona estremamente popolata e, come diceva giustamente Valentina, a breve distanza c'è anche una scuola. Ma ancora una volta è quello che l'interesse economico prevale sull'interesse pubblico e la salute dei cittadini. Ancora la politica continua a ignorare, a far finta di nulla su quelli che sono i problemi legati all'elettrosmog. Noi abbiamo fatto degli accessi agli atti e stiamo verificando tutto ciò, le carte, ecco, tutto ciò che riguarda le autorizzazioni, e una volta che avremo, diciamo, la completezza dei documenti, valuteremo tutte le azioni che possiamo esperire, non solo a livello politico, ma se necessario anche a livello giuridico.